Domenica alle 20.45 allo stadio Curi di Perugia, secondo match stagionale in campionato per il Pescara. L'11 di Zeman va a caccia di conferme dopo l'ottimo esordio casalingo 3-1 contro la Juventus Under 23. Non ci saranno per impegni con le rispettive nazionali Staver e Tunjov, assenti per infortunio Franchini e Tommasini. Partirà dalla panchina Gianmarco Cangiano, l'esterno offensivo ex Bologna ha smaltito il fastidio muscolare, mentre per il tecnico Zeman i dubbi sono solo a centrocampo. Certo di una maglia Niccolò Squizzato, molto probabile dal primo minuto Salvatore Aloi. Sarà ballottaggio a tre tra Manu, Mora e Dagasso per completare il reparto. Solo conferme in difesa e in attacco, Plizzari tra i pali. La linea 4 sarà composta da Pierno, Brosco, Mesic e Milani. In attacco il tridente con Accornero e Merola a supporto di Gigi Cupone. E chi ha sorpreso in positivo nel match d'esordio è Lorenzo Milani. Due assist per la doppietta di Cupone e tanta personalità in campo. No, alla fine ho voluto fare quello che mi ha chiesto il mister mi ha chiesto di andare a pressare alto il quinto di loro e ho giocato la partita su quello. Magari sono stato più offensivo perché essendo che il quinto di loro magari andava a indietreggiare per coprire Federico, io mi ritrovavo più avanti per poi coprire lui. Ecco, da una tua pressione alta è nato il primo gol e poi da un tuo assist il terzo. Te l'aspettavi una sorta così? Sinceramente no, però ben venga di continuare così e di fornire assist ai miei compagni. Il tuo turno è subito un big match, Lorenzo, perché si va al Curi, c'è il Perugia, ne state già parlando con il mister. Ma sinceramente alla fine il mister non è uno di quelli che va a vedere tanto gli avversari, noi dobbiamo pensare a fare il nostro e poi